Queste opere sono state realizzate da uno scultore di fama internazionale. Oggi sono venuta a trovarlo a Sala Bolognese, in provincia di Bologna, nella Chiesa dell'Arte, sede del suo studio e della sua scuola per arti plastiche. Il suo nome è Felice Tagliaferri. Facciamo la pera con te, ok? Vai verso l'alto fino all'altezza della pera, poi inizi a riempire da torno pian pianino. Qui Felice realizza le sue opere e insegna a chiunque lo desideri l'arte della scultura. Quando a 14 anni, per un'atrofia del nervo ottico, perse completamente la vista, non avrebbe mai pensato di diventare uno scultore di fama internazionale. Ci sono persone che non vedono, che sono disperate, perché dicono di non riuscire a vedere il loro avanzamento dell'età. Invece per me è bello perché mi vedo sempre 13 anni, quindi bello, potente, possente, senza capelli bianchi, senza barba bianca. Essendo diventato non vedente, tutto quello che facevo prima con gli occhi ho dovuto reinventarlo e riformularlo. Dopo 2 anni che sono stato chiuso in casa, a un certo punto ho visualizzato la finestra e ho detto: si può vivere o guardando gli altri che giocano in cortile, oppure aprire la finestra, buttarsi giù e iniziare a giocare con loro. Che sicuramente è la scelta più difficile, però è quella che oggi ringrazio di aver fatto. Avevo 24 anni, l'Unione Italiana dei Ciechi di Bologna stava cercando 3 o 4 persone non vedenti per frequentare un corso di scultura da uno scultore, Nicola Zamboni. Siamo andati per 3-4 volte nel suo studio. Per gli altri è stata un'esperienza di vita, per me è stata l'esperienza che mi ha cambiato la mia vita, perché ho visto che attraverso la scultura, come espressione artistica, potevo dare forma alle immagini che avevo dentro. Da lì in poi si è aperto un mondo. Dopo ho chiesto a Nicola di tenermi in laboratorio con lui per 2 anni, per potermi formare. Io ho detto subito: io voglio fare lo scultore da grande, e oggi sono qui che lo faccio grazie a lui. Secondo te cos'è che rende davvero cieca una persona? La mente. Cioè, essere chiuso di mente ti rende cieco. I limiti sono nella testa delle persone. E i limiti sono anche negli occhi di chi li vede. Io non li vedo, quindi il limite non lo vedo. Se tu mi dici: voglio fare una cosa, l'hai già fatta. Quindi se tu vuoi fare l'albero, prima farai ovviamente la base un po' allarghina, poi va su in altezza, come se tu facessi uno stuzzicadente, guarda. Cosa significa per te fare lo scultore? Ma fare lo scultore vuol dire dare forma al tuo mondo interno, cioè qualsiasi cosa tu la riproduci come la vivi tu, come la vedi tu, e gli altri, quando la guardano, devono muovere dentro di loro delle cose. Solo in quel caso lì diventa arte. Nel 2008, durante una visita al Cristo Velato, custodito nella Cappella San Severo a Napoli, a Felice fu impedito di toccare l'opera con le mani, unico modo per lui di poterla conoscere. Nei 2 anni successivi ha quindi realizzato una sua versione dell'opera, accessibile a tutti, anche ai non vedenti. È nato così il Cristo rivelato. Le mie sculture, se tu le guardi solo, hai una percezione parziale; nel momento in cui le tocchi, hai la percezione totale. C'è un'altra opera che cattura la mia attenzione: il Cristo bendato. Il Cristo bendato è una di quelle nata con leggerezza, come per dire: solo io cieco, no, anche tu, in modo ironico ovviamente, e poi dopo, pensandoci bene, Dio non ha bisogno di vedere niente, cioè comunque lui può non vedere, ma tanto già sa. Cristo non ha bisogno né di vedere né di sentire, comunque c'è al di sopra di tutto.